Ciao, oggi secondo giorno di scuola, oggi cosa faremo? Lezione la mattina, 3 ore, e poi dopo il pomeriggio faremo delle attività qua a scuola, quindi io credo che farò cooking a sto giro, finalmente. Stasera dobbiamo fare Irish dancing, quindi la danza tradizionale irlandese, che io non ne ho mezza voglia di farla. Speriamo di mangiare fuori stasera, poiché le accompagnate ci hanno detto che c'è la possibilità di mangiare fuori e voglio mangiare lo stufato di montone. È finita la prima lezione e le prime 2 ore di lezione sono state carine, dai. Cambiano sempre gli insegnanti qua, ogni ora abbiamo un insegnante diverso. Il secondo è abbastanza simpatico. Sì, un grande. Abbiamo fatto e una lezione in computer nella quale abbiamo fatto una ricerca sulla Scozia. Ci arriva a pranzo. A pranzo c'ho il mio panino che ho comprato ieri, sono contentissimo. Oggi vi volevo anche parlare un attimo di com'è una scuola, di com'è una vacanza studio, di come bisogna affrontarla e di ciò che bisogna già avere in testa quando si parte. Ho svelato l'attività di today ed è cooking. Sì. Stiamo entrando dentro l'aula di cucina. Detto no forno. Off forn. Yeah, ok. Si è cucinato quello mio e di Luca, purtroppo non si è cotto. Cucinato e il mio faceva totalmente cagare perché non ne aveva neanche riuscito ad accendere il fornello. Giochiamo un po' a calcio. Abbiamo giocato a calcio. Sto venendo anch'io. Lei non ha giocato. Ho giocato a basket e a pallavolo. E sono contento delle mie performance. Basta, stasera grillo. Siamo come tutti i pomeriggi dalla Lidl perché io non ce la posso fare non andare dalla Lidl. E quindi basta, compriamo qualche porcata per sopravvivere. Forse siamo alla grigliata del 4 luglio e con gli americani si è conosciuta una nuova italiana, si chiama Sara. C'è la spagnola che si chiama Sara, quella che sta in casa con noi. La grigliata è stata molto misera perché abbiamo mangiato 2 hamburger. Che ora stasera va di rosticceria e posso fare anche il pasto. Poi per il dessert stasera si salta. Scuola, abbiamo finito un super meeting e abbiamo appena finito un meeting devastante e mi hanno detto che c'è un problema con l'acqua, che prossimamente chiuderanno i rubinetti dalle 10 di sera alle 7 di mattina. E mi hanno detto che ci siamo beccati una gran settimana perché è da 40 anni che non succede che ci sia il sole e senza pioggia per più di 10 giorni. Andiamo al molo, andiamo al molo. Sono le 21:45.
Che peccato. Ciao, oggi è il quarto giorno di scuola, è giovedì e stamattina faremo le solite 4 ore di lezione. Di pomeriggio andiamo a Dublino a visitare il Trinity College e a fare un po' di shopping. Ci hanno appena cambiato le classi e si vede che ho capito che i livelli sono diversi. Di solito succede sempre così, ti lasciano per 2-3 giorni nella stessa classe e capiscono un attimo il tuo livello e poi dopo, tipo il quarto giorno per esempio, ma se sono in ritardo, di solito il terzo e rimischia le classi, anche per avere delle nazionalità diverse nelle classi, ma soprattutto per il livello di inglese. Tutte ciao! Le lezioni di oggi e siamo contentissimi, finalmente abbiamo fatto le ultime due lezioni, sono state una di musica e l'altra abbiamo fatto delle ricerche al computer, niente di che. E adesso siamo a Dublino e adesso andiamo a vedere prima la National Gallery, si è andato da compilare un foglio con 100 parole su un'opera d'arte che ci piace. Io non lo faccio perché non ne ho mezza voglia. I quadri sono molto belli. Ok, ok, ciao. Abbiamo visto la mostra sul drawing dummy e non ci è piaciuta per niente. Faceva proprio schifo. Non andateci. Non venite. Non venite. Andiamo al Trinity College. Trinity College. Volevamo visitare la biblioteca oggi, ma alla fine... E oggi non ce la si fa perché c'è una coda pazzesca e la guardia mi ha detto che bisogna provare un altro giorno. Quindi adesso andiamo a fare un po' di compere, anche perché sto morendo di fame, perché ovviamente con un panino non è che si sopravvive un giorno. Faccio vedere un attimo il Trinity College. Quella che mi ha detto che dorme per un'ora e sei impaccato. Ho trovato 5 centesimi. In questo posto qua che è... fantastico, mi sono preso un super mega hamburger, un succo d'arancia, super buonissimi, so già, è già servito un ragazzo italiano. Quindi oggi shopping, volevo comprarmi uno zaino da Tommy Hilfiger ma non l'ho trovato, volevo comprarmi un profumo ma non l'ho trovato, volevo comprare il regalo per mia mamma ma non l'ho trovato, volevo comprarmi il cappello che non l'ho trovato, non trovavo mai niente, l'unica cosa che ho trovato è stato un panino e il succo d'arancia. E tornando a casa, mi fa comprare questo cappello. No, lo dovevi dire, è mio. Ma è mio. E quando arriverò in Italia lo mostrerò. Adesso vado a cercare di mangiare qualcosa con la Nutella perché mi manca la Nutella, me sai? Mi manca la Nutella. A te non manca la Nutella? Non mangi Nutella? A me manca la Nutella, ragazzi, portatevi sempre un barattolo con voi. Sono al supermercato, questa volta non alla Lidl, ma sono in un altro supermercato. Domani o dopodomani faccio la pasta, e così magari insegno qualcosa, perché qua sono delle robe che dicono un po'